had my first real six string. Bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Sono pesantissimi questi extra possessi, dunque lotta al rimbalzo ancora più importante in questo quarto periodo. Ottima circolazione Rosselli, però questa volta non se la sente di prendersi il tiro dall'angolo. Whiting, questa volta lo perde Jackson e infatti arriva il pick and roll che si chiude con Bruttini. Si ritorna con Jackson ancora una volta, la tripla del campione, la tripla del fuoriclasse. È entrato Kavaljauskas per Gatto, vuole un centro puro. Cavini. La tripla di Scottie Pen, il canestro del più 13. Con Veroli che continua a trovare il canestro con estrema costanza. Questa energia che è venuta fuori nella Final Four di Coppa Italia deve servire per chiudere al meglio la regular season. L'equilibrio dei lunghi è interessantissimo, poi c'è questo giocatore, come dicevi, Rosselli. Whiting riporta Imola a meno 13, la pressione alta da parte della formazione di Lasi, altra tripla di Jackson, ancora una volta un monumentale Jarius Jackson.
forse però probabilmente il momento più bello. Eccolo qua. Ancora una volta Jackson che va quasi a schiacciare. Abbiamo parlato tanto ovviamente in occasione di questa finale di Veroli e di Imola. Casale aveva il dover vincere. Qui intanto altra magia di Jackson. Dicevamo Casale, Casale è stata schiacciata dalla responsabilità di dover vincere, è anche vero che ha iniziato in maniera troppo passiva la partita. Lo Sporting Village si fosse fermato ad ammirare le prodezze di Jarius Jackson, anche i compagni lasciano giocare a Jackson questi nella stagione 2010-2011. Amici cerca di chiudere la sua serata realizzando il canestro del meno 12, il punteggio rimane 81-67 e festa sulla panchina della prima Veroli, già i primi abbracci in campo, i tifosi arrivati dal Lazio e dunque tripletta per la formazione di Denis Cavina che vince la Coppa Italia di Lega 2 2010-2011. 81-67 il punteggio finale. Ora ultimo breve break pubblicitario per noi, poi torneremo con la festa di Veroli. Parlavamo con Stefano Michelini, ora per completare l'opera ci vuole il traguardo più ambito, la promozione in Serie A. Vicino a un sogno, diciamo, questo inizio difficile di campionato, poi quando è entrato il nuovo anno dall'inizio del 2011 Veroli ha cambiato marcia e non a caso ha vinto questa Coppa Italia. E adesso credo che sia un giocatore devastante per questa categoria, quindi farlo partire dalla panchina e poi farlo entrare in una squadra del genere credo che sia veramente un giocatore importante, ma credo che tutta la squadra a questo punto ha preso coscienza veramente che non avevamo sbagliato tanto all'inizio del campionato a comporre questa squadra. Adesso ce la giochiamo con gli altri, sarà difficilissimo, però ci piace essere contenti e di essere qua, insomma. Ecco. Presidente, tre coppe con tre allenatori diversi. Non vogliamo paragonarci a Siena, noi non siamo Siena, siamo ancora all'inizio di questo tragitto. Basta pensare che Veroli sono solo 4 anni che fa la Lega 2, quindi non sono così tanto di tempo. Quindi credo che questo per noi è già un grandissimo risultato, per Veroli e per la provincia. Credo che vincere questa terza Coppa Italia è come vincere uno scudetto che vince Siena, quindi sicuro. Per noi già è tanto, siamo contenti. Intanto Ivan Gatto, il capitano della prima Veroli, con la mano fa il segno di 3 proprio a indicare la terza Coppa Italia consecutiva, premiato in questo momento dal presidente Marco Bonamico, il presidente di Lega 2. Veroli che giustamente vince 2 dei 3 trofei individuali con Rosselli, come appunto ricordato tu, miglior difensore, e Bruttini, miglior giocatore italiano. L'MVP invece è giustamente Jarius Jackson,